Il tempio si innalzava proprio presso l'incrocio delle strade principali, su di un'area destinata al mercato, il Forum Boarium, oggi Piazza Indipendenza, sede di fiera ed esposizione di bovini ed ovini. Esso ebbe probabilmente fasi diverse, al primitivo sacello dedicato a divinità agropastorali come Ercole, Diana, Marte, si sovrappose un capitolium, cioè un edificio tradizionalmente consacrato alla triade capitolina, Giove, Giunone e Minerva, a testimonianza della trasformazione politica e religiosa della città e del completo assoggettamento a Roma, sancito ancora nel 44 a.C. e nel 126 d.C. con nuove deduzioni coloniali. L'edificio venne a sorgere così, come prescriveva Vitruvio, in eccelsissimo loco, cioè sul rialzo naturale e su un'imponente opera di sostruzione a contenimento delle frane. Il Capitolium era orientato grosso modo ad est-ovest e poggiava su di un notevole e caratteristico podio modanato, visibile nei suoi lati più frequentati. L'accesso al tempio era permesso da una gradinata sulla fronte orientale, sostruita da terrapieni ancora visibili e da un'alta rampa laterale. Il perimetro della chiesa attuale e del tempio coincidono. L'alzato è ben conservato nella parete di fondo e in quella settentrionale. Ancora oggi, sotto il pavimento, si estende il lastricato del tempio, costituito da lastre rettangolari di compatto calcare di montagna, in cui i sondaggi di scavo hanno individuato cinque imoscapi, la cui collocazione lascia desumere che il tempio aveva una struttura tripartita e tricellulare, con pronao, tretastilo in antris. Osserviamo ora alcuni particolari. L'arco d'ingresso, eretto dal vescovo Tommaso Guzzoni, la scalinata di 49 gradini, ancora sostruita da un'opera di terrazzamento romana, visibile all'interno del seminario e della Sala San Tommaso. Alcuni reperti relativi alla fase romanica e gotica della chiesa. Un grifone stiloforo in pietra del secolo XIV, di influsso toscano. Un leone stiloforo in pietra del XIII secolo, uno dei pochi pezzi superstiti della decorazione romanica della chiesa distrutta nel 1229. Il campanile, costruito alla fine del secolo XIII, a cui nel 1869 fu aggiunto un quarto piano e un cupolino, demolito nel 1926. All'interno sono sistemate cinque campane. Sul lato del campanile che guarda il vescovado è inserita in alto una lastra marmorea risalente al 1432, con iscrizione dedicata alla Beata Vergine Maria, mentre in basso è murata una lastra con uno stemma raffigurante uno scudo con rilievo di giglio araldico, simbolo del capitolo della cattedrale Sorana, nella cui parte inferiore campeggia l'iscrizione Arma Capituli. Lo stemma prova la fedeltà di Sora ai pontefici romani e alla fazione guelfa, tanto che proprio per questo fu occupata e distrutta più volte. Il rilievo è databile tra la fine del 200 e l'inizio del 300 ed è simile a un'altra lastra murata nella sala capitolare. Al termine della scalinata, il sagrato della chiesa è fiancheggiato da un torrione a base circolare e dal muro a scarpa in grossi blocchi di travertino ben tagliati. Nel pregevole portale del secolo XII, in sette blocchi marmorei decorati da un rilievo floreale e vegetale, notiamo una stilizzazione allegorica dell'albero della vita. E il melograno, i tralci di vite, l'uva, le tortore, le rosette, che rappresentano simboli di fecondità e di rinascita spirituale in Dio. Subito dopo aver varcato il portale romanico, ecco apparire la maestosa semplicità della basilica, in tre navate. La navata di sinistra conta 6 cappelle, quella di destra 7. La tripartizione attuale ricalca la suddivisione tricellulare del santuario romano, utilizzandone i muri perimetrali. La parete di fondo si staglia in tutta la sua imponente bellezza.
Sulla porta d'accesso, all'interno, si possono ammirare tre tele inserite in un trittico. Un trittico è ligneo e di noce intagliato a colonnine tortili che scandiscono tre nicchie che le accolgono. Nella centrale è dipinta l'Assunta, nelle laterali San Pietro e San Paolo. Il dipinto, del 1933, è opera di Aurelio Mariani. Percorrendo la navata sinistra si nota che la prima campata è sorretta da pilastri coronati da capitelli in pietra, a foglie lisce e di rozza fattura, forse risalenti alla fase trecentesca. Lo stile di ispirazione lo avvicina al grifone stiloforo e al capitello presso l'altare. Il pavimento attorno al primo pilastro è leggermente rialzato per rendere possibile la visione completa di uno dei cinque imoscapi, cioè gli incavi delle basi delle colonne, scoperti durante la prima campagna di scavo. Sulla porta laterale, nella lunetta in alto, è affrescata l'immagine della Madonna in Gloria di fine XV secolo, mentre nella successiva cappella si può notare un dipinto raffigurante Santa Caterina tra i santi Domenico e Bernardo. Subito dopo la cappella dedicata a Santa Caterina, ecco un trittico del pittore Cristiano Maier della fine del XIX secolo. L'interno della chiesa è illuminato anche da sei lampadari in ferro battuto, risalenti al 1920, opera di Scipione Alton, che si ispirò a quelli ammirati nella Basilica Romana dei Santi Giovanni e Paolo. L'altare maggiore, con inserti musivi di ispirazione cosmatesca, fu donato nel 1916 da Papa Benedetto XV, come avverte un'epigrafe incisa alla base. Nello stesso anno furono eseguiti la cattedra vescovile con stemma di Monsignor Iannotta, il Pergamo, le due pile dell'acqua santa collocate presso l'ingresso e il pulpito posto sul presbiterio. In fondo alla navata destra si apre il coro d'inverno, sistemato nell'avancorpo saldato all'impianto romanico nella prima metà del Settecento. L'altare conserva le spoglie di San Giuliano Dalmate, martirizzato alla fine del II secolo d.C., e qui traslate dalla cripta della chiesa a lui dedicata dal vescovo Giovannelli nel 600. Dopo aver salito i pochi gradini che separano il presbiterio dal resto della chiesa, ci troviamo nella Cappella del Rosario del Sacramento, restaurata dal vescovo Iannotta nel 1912, delimitata da una balaustra in stile barocco realizzata nel 1925 dall'ebanista sorano Vincenzo Domenico De Donatis. A sinistra della porta di accesso alla Cappella del Purgatorio è inserito nella parete un tabernacolo seicentesco in marmo, notevole per la ricerca prospettica nelle forme di tempietto, anche se le figure sono rese con una certa sommarietà. Gli angeli nella lunetta in alto sorreggono il calice con l'ostia, mentre un serafino in basso si inserisce tra due delfini incrociati con le code legate da un nastro. Nella cappella del Purgatorio c'è un trittico della seconda metà del XV secolo raffigurante Cristo Salvatore benedicente tra gli angeli. Sul pavimento una delle iscrizioni volute dal vescovo Iannotta 1912 a testimonianza dei restauri avvenuti durante la sua epoca. Il lato sinistro del presbiterio ospita il trittico dell'Annunciazione di Tomassi. Nella sagrestia troviamo un armadio reliquiario del 1616 commissionato dal vescovo Girolamo Giovannelli, destinato a contenere le reliquie dei santi. Presso la porta d'accesso alla curia vescovile si trova l'armadio degli oli santi in stile barocco, opera di Vincenzo De Donatis. Nella sagrestia sono conservati alcuni dipinti. Un'addolorata in gloria del secolo XIX, a cui si rivolgono San Gennaro a sinistra nell'atto di offrire alla Madonna un modellino della città di Sora e a destra San Giuliano Martire. L'altro dipinto, del XVII secolo, raffigura l'Immacolata Concezione in gloria tra cherubini alati e San Giuseppe, San Biagio, San Domenico di Guzman e Sant'Ignazio di Loyola. Tra i vescovi della diocesi di Sora Aquino e Pontecorvo ricordiamo tra gli ultimi Monsignor Biagio Musto, Monsignor Carlo Minchiatti, Monsignor Lorenzo Chiarinelli, Monsignor Luca Brandolini, Monsignor Filippo Iannone, l'attuale vescovo di Sora, e l'attuale parroco Don Alfredo Di Stefano.